La casa nuova. È un bellissimo pomeriggio di primavera e i bambini giocano in giardino con i Barbabebè. È divertente giocare con i piccoli perché loro si adattano a qualsiasi gioco, si trasformano in altalena, in pallone e sanno fare anche lo scivolo. Ciao, Lumachina. Giochiamo insieme. Barba sta facendo un ritratto di Barbapapà e siccome è convinto che la pittura abbellisca ogni cosa, dipinge la lumaca di rosa. Barbalalla e Barbabella si dedicano alla musica e alla danza. Certo che adesso ho una grande famiglia e la casa è diventata un po' stretta. Come posso fare? Oh no, piove! Presto, piccoli, tutti in casa. Non voglio che vi bagnate. Sbrigati, Barbaforte, sei sempre l'ultimo! Aiuto, che paura! Aia! Vieni, Barbazzò, ti aiuto io! Grazie, non ce la faccio! Non riesco a entrare! Aia! La casa è completamente distrutta. Ci penso io a ripararvi dalla pioggia! Piangere, Barbabella. L'aggiusto io. Vi ho portato un ombrello. Ehi, ma chi c'è là sotto? Vogliamo uscire. Ecco fatto. Grazie, Carlotta. Ci sono. Venite con me. Conosco una casa abbandonata in cui potrete ripararvi. Forza, bambini. Seguitemi senza fare storie. Sembra quasi un castello, vero? Ci sono tante stanze e ci sarà posto per tutti, ne sono sicuro. È bellissima. Tutti al lavoro, fratelli! Sistemiamo la casa! Uri! Perché l'inverno è freddo, se di stare con le mani in mano non ti va. Muovile, lavora insieme al tuo papà. Ora che tu sei come tuo papà. Tuo papà. Corre, prendi là, corre, porta qua da papà. Cosa c'è di più divertente, poi si sa. E papà. Se l'aiuterò. Se l'aiuterai. Con il cioccolato ci ripa. È proprio bella la casa della famiglia Barbapapà. Con l'aiuto di tutti è diventata una reggia. E adesso andiamo a comprare tutto quello che serve per la nostra casa. Allora, tavolozza, pennelli, colori, cavalletto, mi manca qualche tela. Barba Bravo è un vero scienziato e compra le attrezzature per i suoi studi. Barbabella pensa solo alla sua bellezza e prenderà un grande specchio. Barbottina solo libri. Barbazò vuole dei nuovi amici animali. Barbamamma e Barbapapà si stanno chiedendo come faranno a trasportare tutta quella roba. Resta di stucco! È un barbatrucco! Avanti, bambini! Caricate tutto sul barbacarro! C'è altro, Barbapapà. Possiamo andare a casa. Lo sportivo Barbaforte ha trovato tutto quello che cercava e, nonostante il peso, vuole portare tutto da solo. Signore e signori, ecco a voi la casa della famiglia Barbapapà.